prossimo. Lei è? Viola Carofalo. La conosciamo? No. Lei non parte da un punteggio molto alto, si è aggiunta solo in un secondo momento. Finora gli altri candidati ci hanno deluso. Come lei sa, stiamo vivendo un momento di crisi. Sì, c'è la crisi, ma solo perché gli amministratori precedenti hanno dato i soldi alle banche e alle grandi imprese. Hanno fatto pagare a voi i debiti che loro avevano contratto. In 10 anni la ricchezza è aumentata, però è finita nelle mani di pochi e non è stata usata per lo sviluppo del paese e i bisogni delle persone. Lei invece cosa farebbe? Come prima cosa bisogna ridistribuire la ricchezza. Dobbiamo recuperare i soldi dai grandi evasori, parliamo di 130 miliardi di euro, e i capitali che vengono portati nei paradisi fiscali. Dobbiamo fare finalmente una patrimoniale, disobbedire al fiscal compact, dobbiamo tagliare le spese militari e le grandi opere inutili. Dobbiamo usare tutti questi soldi per creare lavoro stabile e sicuro, che è quello che ci serve, per mettere in sicurezza i territori, per dare servizi. La politica non deve servire gli interessi di pochi, ma della maggioranza. Perché dovremmo darle questo incarico? Perché dalla nostra abbiamo una grande esperienza, perché da anni lottiamo per il lavoro, per la scuola, per l'ambiente, perché viviamo le stesse condizioni e perché decideremo insieme, perché per noi democrazia significa potere al popolo. Hanno convinto anche a me. E allora il 4 marzo noi votiamo potere al popolo.